La tensione Iran-Stati Uniti sull'uccisione di Soleimani sembra allentarsi da una parte e dall'altra. Vediamo collegati la nostra corrispondente Lucia Goracci e l'inviato a New York Marco Clementi. Marco, cominciamo da te. Sì, Trump continua a parlare di sanzioni, però saranno immediate e durissime. Poi in polemica con Nancy Pelosi aggiunge: se voglio attaccare l'Iran non devo certo chiedere permesso al Congresso. Dopo che l'ambasciatrice americana all'ONU aveva detto vogliamo un grande futuro per l'Iran, ma agiremo con decisione per autodifesa quando necessario. La crisi insomma non è finita, anche se Trump esclude la ritorsione e per ora offre una tregua. C'è chi ha parlato di vendetta soft, una situazione che certamente resta ancora sospesa. Per ora da qui, da New York, è tutto. Ti restituisco la linea. Ed ora la posizione dell'Iran, vedete la corrispondente da Istanbul, Lucia Goracci. Il vice ministro dei trasporti con delega all'aviazione civile Abezadeh liquida l'ipotesi di un missile iraniano che avrebbe abbattuto l'aereo ucraino come priva di senso, fantasiosa. Però sinora Teheran non ha voluto né aprire a investigatori stranieri né condividere le informazioni della scatola nera.